Ciao a tutti Creeper, io sono Celofi e oggi siamo qui in questo nuovo video in webcam. Sì, non faccio video in webcam più o meno mai, tranne che per la serie di Kingdom Come Deliverance. Quindi quest'oggi siamo qua per un video molto speciale. Sì, c'ho sto microfono enorme davanti, però non so dove metterlo, è qui e starà qui. Allora, quest'oggi abbiamo delle cose interessanti da vedere. Un video diverso dal solito, non su Minecraft, non su qualche gioco, ma ci guarderemo insieme dei commenti negativi che hanno fatto il mio canale. Allora, vi parlo un pochino di questa storiella simpatica. Come ben sapete, io faccio eventi di ogni tipo sul mio server Discord e Telegram, in live facciamo un po' di tutto, quello che mi viene in mente, anche per quanto riguarda i video, se c'ho un'idea io la realizzo subito. E in particolare, negli ultimi tempi, cioè mesi fa ormai, mi è venuta l'idea di entrare, scaricare il mondo di Kendall e di Bellafaccia anche, e di entrare con dei miei amici per griffarlo. Io non avevo idea che avrei scatenato l'ira profonda di tutti i fan di Kendall che stanno nel mondo. Tutti si sono accaniti contro di me con una malvagità senza uguali, nonostante nel video abbia scritto e detto più e più volte che è tutto ironico, che quello non è ovviamente il vero mondo di Kendall, ma è una copia e che stiamo scherzando, perché sia io che Antmaster in quel caso lì siamo dei fan di Kendall, lo seguiamo più o meno spesso, dai, ogni tanto, E quindi nulla, è un video scherzoso, non è che siamo degli hater che vogliamo sul serio distruggere il mondo. Ma comunque i suoi fan, che diciamo non hanno un'età molto elevata, ci hanno un po' criticato anche pesantemente. Io lo dico subito, questi video li ho fatti perché sono clickbait praticamente. Cavolo, ho griffato il mondo di Kendall, è un titolo super clickbait, quindi mi è venuta questa idea, l'ho fatta e fine, lo ammetto, è molto clickbait come cosa. Soprattutto visto che ogni video fa decine di migliaia di visualizzazioni, dopo che ho fatto il primo ho detto, sai che ti dico, ne faccio altri, quindi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, almeno 5 o 6 ne ho fatti e oggi ci guardiamo i principali. Tutti voi iscritti. Questo è quello che ha fatto più visualizzazioni, 80.000 mi pare. Insieme abbiamo fatto un disastro. Sì, vedete, ognuno di noi si è messo lì a prendere le TNT, abbiamo distrutto ogni cosa. È stato un video davvero epico, peccato che alla fine è crashato tutto quanto. Ok, fine. Sì, vedete, è molto semplice. Praticamente in questo video qua stavo parlando dell'evento, che in teoria è stato il secondo video in cui ho griffato il mondo di Kendall, quello in cui siete entrati anche voi fan a darmi una mano, e ci leggiamo i commenti, perché sono molto divertenti. Io ho sempre cercato di rispondere a tutti i commenti, perché a fare ste cose mi diverto un sacco. A vedere commenti senza senso io muoio dalle risate, quindi con calma ce li guardiamo. Allora, vediamo un po' i più divertenti. Ovviamente io all'inizio scrivo sempre che il video è ironico, porca paletta, ma io suppongo che circa una persona su 20 l'abbia letto questo commento, il resto ha scritto qua senza neanche guardare. Poi abbiamo Francesco che dice che gli era preso un attacco di cuore, ma per fortuna lui è stato furbo, lo ha letto il commento. Mi fanno ridere le persone che scrivono cose del tipo «Sono Kendall, ti segnalo», ecco appunto, questo qui è stato furbo anch'esso e lo ha letto il commento. All'inizio ci sono più che altro persone che l'hanno capito il video, ma più andiamo in fondo e più vediamo delle cose preoccupanti. Meno male, direi, io ho visto che stavo per darti un pacco, cioè una martellata dove non batte il sole, se non era una copia. E invece era una copia, per fortuna. Eccolo qua, arriva il primo che non ha capito niente. Senti tizio, io amo Kendall. E se ti permetti di nuovo di fare così, ti ammazzoni veramente. Cioè, le ammazzoni, capito? Ok tizio, non lo farò per la terza volta, gli ho risposto io in modo ironico e stupido. È una copia tizio, e poi devo dato qualcun altro a sostenermi, ma ovviamente questi qua scrivono un commento, se tu gli rispondi col cavolo che loro ti vengono a rispondere di nuovo. Cattivissimo me, perché si fa quello pure il vecchio mondo di etichetta, però un'altra vanilla si chiama Vanilla Imperocraft, vai lì e fai una bella statua di un dente di drago che sputa fuoco vicino alla mesa, ok? Cosa gli ho risposto? Ho capito tutto, grazie per la tua eloquente spiegazione. Poi è arrivato Davide Giovanni, che per chi non lo sa è un partecipante dell'Impero SM, cioè sì, della Loctech, che è una serie che facciamo noi youtubers, e può confermare tutto, visto che lui è Kendall. E quindi qua, mamma mia, centinaia di commenti che si arrabbiano con lui. Sì, certo, come no? Ah, certo. Giovanni, ma si chiama Alessandro. Bruno, non è Kendall. Guarda, sta gente ci crede un pochino. Ma è ironico, ma va, no, davvero. E poi lui, posso dimostrartelo, lui infierisce però.
Nessuno dice che Kendall un'uccisione facile. Nabbo, haha. Sì? E io dico, scusa, non è per offenderti. Oh, questo ha risposto però. Soltanto penso che direbbe quello, ok? Sì, sì, ok. Per fortuna che il video è ironico. Dai, pensavo che in realtà ci fossero molte più persone che non l'avessero capito. Ho un ricordo sbagliato, a quanto pare. Forse mi confondo con un altro video. Visto che questo praticamente è uno degli ultimi che ho fatto. Maledetto, povero Medal. Lui manco sa scrivere il nome di Kendall. Povero Kendall, io lo seguo. A te no. No. Ah, ci credo. Vabbè. Peccato, ho perso un iscritto. Attenzione, io sono un fan di Kendall. Lì lo dico. Va bene. Come ti preti? I preti. Non si distrugge la Candycraft. Kendall scemo. Questo insulta Kendall. Non so perché insulta Kendall e non me, vabbè. Come hai potuto? Lo sapresti se tu avessi visto il video, appunto. Come hai potuto farlo di nuovo? Ma poi non leggono neanche i commenti dei loro stessi amici fan. Commentano senza guardare queste persone qua, davvero. Non ti rispondono neanche. Sono molto arrabbiato. Tutti iscritti. Non è vero, niente. È tutto epico. È vero. Scusate se mi vedete un po' in ombra oggi, ma c'è un sole pazzesco che entra dalla finestra, non si vede un cavolo. Vabbè, non ci posso fare niente, non posso chiuderlo il sole. Ma scusami, perché se odi una persona a rovinargli la vanilla, sei un mostro? Ah, e Kendall, il migliore youtuber del mondo e tu no. Porca pupazza, cielo. Se tu, che ti chiami un po' meno, più o meno quasi come me, se tu avessi visto il video avresti capito che l'ho detto, che sono un fan. Scusate, ho colpito il microfono, ma sono arrabbiatissimo. Questo significa che non sei un fan, un altro che non ha visto il video, perché nel video l'ho detto, porca paletta. No! È meglio che lo ripari, perché io sono un suo grande fan, adesso vado a dirglielo. Porca paletta, i punti, la punteggiatura. No, ma dai, questo era il modo in cui era entrato un hacker perché l'avete distrutto. Beh, siccome c'era entrato un hacker, non potevo distruggerlo anch'io. Non lo so, non so che cavolo di ragionamento ha fatto sto tizio. Io sono un fan di Kendall, ma voi siete malati addirittura. Non state bene, non toccate il mio imperatore. Tu non stai bene, mi sa. Das dato ceso. Yes. Sì, guarda, meno male, altrimenti eri male. Cosa? Cosa ho risposto? Male, malissimo. Sì, sì. Era finto? No, ragazzi, io sono il più grande amico di Kendall, per questo lui mi ha dato il suo mondo in anteprima. Era tutto vero, in realtà. Ok, per questo video abbiamo finito. I commenti sono 400, ma vi assicuro che ce ne sono tantissimi, ma davvero tantissimi, che vengono cancellati in automatico da YouTube perché contengono insulti molto pesanti. E non ve li posso far vedere in nessun modo perché non li posso, tipo, approvare, perché YouTube li cancella e basta. Mi arriva la notifica che mi dice che Giacomino ha scritto degli insulti e mi ricancella subito, non posso più vederli. Quindi passiamo al prossimo video. Nel mondo di Kendall. Questo mi pare che fosse proprio il primo che ho fatto. Nel suo mondo, lui proprio, lui quello vero, sì. Ufficiale, proprio quello ufficiale, visto, capito? Guarda lì. Tutto sì, guarda. Bello. Ah, qua avevamo usato le TNT moddate, bello questo. Qui abbiamo meno commenti, però dovrebbe essere uno dei primi, quindi abbiamo gente molto più arrabbiata. Oh, c'è qualcuno di simpatico qua. Non avevo voglia di commentare, spero che leggerai. Mi dispiace per tutti quelli che ti hanno insultato. Bravo, tu sei saggio, amico. Bravo, Luca. Bugiardi! No, non è vero! Sembra una rivolta. Che hai fatto, Kendall, infame? Spero per te. So dove vivi. Pure le minacce, guarda. Non si critica nei modi degli altri. Veramente questo video qua mi ricordo che era uno dei primi. Tutto il tempo gli ho fatto i complimenti per le costruzioni belle. Dice che non si criticano, sì sì. Cercare un accendino. Questo pure è uno dei primi, mi pare. One shot tutti. Forse era questo il primo, non ricordo di preciso, vabbè. Okay. Comunque il Griffon che qua spacco cose, vediamo un po'. Video completo, attenzione, ironico, in ogni singolo video io lo scrivo, ma viene poco preso in considerazione questo commento. Perdonali Kendall, signore onnipotente. Ma qua c'è una religione su Kendall. Eccessivi. Non sono sani di mente. Addirittura. Tutti si sarebbero aspettati un non lo sanno quello che fanno, ma lo sapevo benissimo quello che facevo. Era un mondo scaricato che ho preso a botte con delle TNT. Mostro, dobbiamo sempre onorare l'imperatore onnipotente. Ma seriamente questi qua c'hanno una religione formata su Kendall? Cavolo, io quando guardavo Gabby 10 anni fa ed ero un bambino, non è che lo osannavo come una divinità. Ma il video è ironico, comunque ti obbio, mi obbia, cavolo, ok. E non farlo mai più, ok?
Obvio. Guarda convertitore Kendall. Voglio cercare convertitore Kendall su Google. Questo è un convertitore Kendall. Ok, bellissimo. Fate schifo, non si rovina la panella degli altri. Non si rovina la vaniglia. Scusa, la vaniglia. La panella, perché è la panella? Ma hai ammazzato anche Pinotto, eh? Pinotto, cavolo. Ma quello era il villaggio di Kendall, ti odio. Ma che ca fate? Stronzi. Meno male che un mondo copia. Hai spaccato il mondo del mio youtuber preferito, mi disiscrivo. No, ho perso un iscritto. Un altro, porca paletta. Ma il video è ironico, l'ho detto all'inizio. Ah, questo mi ha risposto. Allora l'hai installato, non hai acerato, scusa. Allora, ho capito tutto. Non mi piace, non si fa. Sperare per voi che questo è un mondo copia. Lui è russo. Nel mondo ultimo Kendall video, che questo è un pochino più recente, ebbene sì, è quello ragazzi, in cui annunciavo appunto che avrei fatto il video con voi nel mondo. Sì, andiamo a vedere i commenti. Guarda il video completo. Ah cavolo, qua non ho scritto che è ironico. Oh no. Dovrebbe entrare Andrea in questo mondo, ma anche no, sinceramente. Poi a che ora ci sono gli hater che attendono con ansia? Vabbè, se distruggiamo i giochi, tutti, dici una cosa di nuovo. Ti distruggiamo il mondo di Kendall, ti distruggo io la tua casa. Guarda, zio Peppe, ok. Ma è una copia del mondo, è tarocco. Bravo, tu l'hai capito anche senza che lo scrivessi, sei molto furbo. Fine, qua non ci sono molti insulti, non so perché, magari questo video ha fatto meno visualizzazioni. A questo punto ci andiamo a vedere il video completo. Bellissimo. Vabbè ragazzi, comunque ho controllato, non ci sono molti commenti negativi sotto questo video qua, perché più che altro non li hanno visti gente nuova questi video qua. Mentre negli shorts è molto più facile che ti capitano persone che il tuo canale manco lo conoscono lontanamente. Ok, però qualche commento interessante c'è, tipo, raga, è il mondo vero perché ha aggiornato le ultime costruzioni, ci sono le cose della 1.17 e 1.18, quindi io ho detto che è una copia, ma mento, è una bugia, perché come ho detto prima, sono un grande amico di Kendall e per questo lui mi fa entrare nel suo mondo quando mi pare. Quanto ho vomitato, sono pure svenuto per la schifezza, eccessivo, mamma mia, sembra che abbia fatto un video, non lo so, violento, vabbè, ok, ragazzi, direi che possiamo concludere qua, è stato un gran bel video, oh no, porca paletta, mi sono scordato di dire che è un video ironico, sennò i fan di Kendall mi vengono a scrivere anche qua che sono un infame, che gli derido, siate tranquilli, dovevo dirlo all'inizio video, lo so, ma è un video scherzoso, non voglio prendere in giro nessuno, si scherza, si ride insieme, quindi rilassatevi e ovviamente se volete iscrivetevi al canale, mettete tanti mi piace e passate al sito in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!